Mi chiamo Paola Puggioni, ho 58 anni e vengo da Arezzo. Ho una figlia, Francesca, di 39 anni e una nipotina, Maya, di quasi 11. Nella vita sono una commessa e lavoro in un negozio di articoli sportivi della mia città. Sono del segno dei gemelli e infatti rispecchio abbastanza il mio segno zodiacale. Sono una persona molto sorridente, sempre allegra, dinamica e amo tanto stare in compagnia e scappo da tutto ciò che è monotonia. Mi piace tantissimo il teatro, che infatti faccio, e scrivere libri e racconti per bambini. E infatti, siccome adoro tantissimo la notte, approfitto proprio della notte per studiare le parti che la mia regista mi assegna e scrivere questi racconti per bambini. Sono una persona dinamica, frizzante, e poi se a mezzanotte mi arriva una telefonata mentre sto scrivendo di una mia amica che mi dice andiamo a Firenze, a Ponte Vecchio, a fare una foto, in pochi minuti io sono pronta, prendo e vado. E del resto, se no, che segno dei gemelli sarei? Non sono un tipo da estetista, ci vado solamente per prendermi cura delle mani, perché penso che le mani sono un bellissimo biglietto da visita per una persona insieme al sorriso. Non faccio sport, ovvero se proprio qualcosa devo fare, ogni tanto faccio acqua gym, però non sono costante, quello che mi frega. Mi piace tantissimo Nord Walking perché mi porta al contatto della natura e a stare in compagnia. E con gli amici del gruppo ci facciamo delle belle camminate, 10, 15, 18 chilometri. Sono una camminatrice. Ho deciso di partecipare a Miss Mamma Italiana Web perché mi piace mettermi in gioco e mi piacciono le sfide. Camomilla innamorata di uno spaventapasseri. Lei continua a emanare sempre più profumo e per farsi notare dall'amato si protende sempre più in alto, sperando prima o poi di riuscire a baciare il suo spaventapasseri. Perché votarmi? Votatemi per la mia simpatia, fantasia e spontaneità. A casa, quando dico avrei pensato di fare, tutti esclamano, oddio, ora che c'è? Questo è un altro motivo per votare. Un saluto da Arezzo.